Questa mattina, nel luogo del ritrovamento del corpo di Adele Mazza, la donna Teramano uccisa e fatta a pezzi nella notte tra sabato e domenica di Pasqua, i cui resti sono stati rinvenuti in via Franchi, zona alle porte di Teramo, sono cominciate a quasi tre mesi di distanza dei lavori di cespugliamento sull'intera area. Ovviamente non si capisce bene il motivo per il quale gli addetti della Team da questa mattina stanno lavorando a così tanto tempo di distanza, valutando le numerose piogge cadute in questi ultimi tre mesi e la folta vegetazione cresciuta considerando il periodo. Cosa staranno cercando e cosa sperano di trovare? Indizi dopo tutto questo tempo? Quindi significa che le indagini non sono finite? Romano Biscelle ha ucciso da sola Dene Mazza? Per ora non sappiamo rispondere a queste domande, ma siamo sicuri che il Giallo di Teramo avrà ancora molto da raccontare.